Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, benvenuti e noi sul mio canale. Allora, abbiamo tolto le patate e dove ho tolto le patate quest'anno voglio mettere le rape. Allora, ho preso diverse bustine, adesso andiamo insieme, le guardiamo insieme e li metteremo lungo le file qua, appunto dove si vede per bene l'irrigazione. Li mettiamo, facciamo le file così. Che anche l'anno scorso l'avevo fatta, avevo preso però poche bustine, una sola, pensavo venissero tante, in realtà non ne sono venute poche niente. Allora adesso guardiamo un po', allora eccole qua, le bustine che ho preso sono queste, poi ho preso la rapa pistoiese, poi quell'altra è la rapa di Milano Viola e poi ho preso quella da foglia che è fantastica, poi sono tutte ottime. Pensate che saranno pronte quando poi si farà il maiale, per cui con la salsiccia dolce, cioè con la salsiccia bella fresca, quindi fantastiche. E quindi adesso vi faccio vedere più o meno come faccio io la semina. Come vi ripeto, io starò a destra e a sinistra della riga, oppure sì, ne farò un po' a destra e un po' a sinistra. Lo smuoverò prima un po' con il rastrello, perché non serve che vadano in profondità, perché altrimenti non nascerà mai niente, o quantomeno ne nasceranno poche, per cui farò una leggera movimento terra. Ora guardiamo tutti insieme. Allora andiamo a leggere insieme. Siccome che io vado a seminare in fila, mi dà 1,05 m grammi, per cui questi sono 50 grammi, in teoria dovrei farci 100 metri, in teoria, se non mi sbaglio, perché 10 andiamo a 5, 100 andiamo a 50 grammi. Ok, dai, iniziamo la semina. Possiamo anche fare buttarla, se no tutta a spaglio, e fare tutto sto pezzo qua. Guardiamo, non lo so neanch'io, vabbè, ora vediamo, tanto iniziamo a fare le righe, poi valuteremo. Ok ragazzi, adesso innaffiamo. E ora eccoci qua ad annaffiare con l'acqua, ci mettiamo il classico ditino e bagniamo.
Ok ragazzi, abbiamo finito, per cui non lo mosso perché intanto bagnando così, visto i semetti sono talmente piccolini che germogliano uguale. Ok, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.